Carotto Ubaldo, un ex insegnante di questa scuola, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale di Mirandola, abbiamo organizzato questa mostra da presentare ai ragazzi di terza media, che si pone l'obiettivo di far capire ai ragazzi che se non si adottano certi atteggiamenti, tipo il risparmio energetico, la riduzione dell'emissione dei gas di scarico nocivi per l'ambiente, alla fine sarà difficile continuare a poter dire tutti su per terra. Ecco perché questa si chiama buone abitudini in mostra. Questo proprio si propone di far acquisire ai ragazzi il senso e del risparmio energetico. Risparmiando energie si brucia meno combustibile e l'aria resta più respirabile. Portata a Mirandola grazie ad una bella collaborazione che si è aperta fra la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Emilia Romagna, era stato visto dai nostri operatori del Centro di Educazione Ambientale su un sito internet e si è preso contatto con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia e questi molto gentilmente hanno concesso in prestito gratuito proprio la mostra da poter far girare nelle scuole. Se noi investiamo in questo senso, creiamo un futuro migliore per i nostri ragazzi e se non glielo insegniamo quando sono alle scuole medie, ben difficilmente dopo lo impareranno perché saranno presi da altri problemi della vita. Adesso sono spugne che assorbono molto bene i valori positivi e i valori positivi bisogna dargli. La mostra comincia con l'esperienza proprio che fa toccare con mano ai ragazzi cosa significa effetto serra, perché sotto a questa calotta sferica faccio entrare 15-16 ragazzi e ognuno di loro quando entra mi chiude queste finestrelle che prima che loro entrino sono aperte. I ragazzi entrando in questa calotta sentono sulla pelle in pochi minuti l'aumento della temperatura, così a loro resterà in testa proprio ben bene cosa significa effetto serra, perché finché ne sentono solo parlare ben difficilmente lo capiranno. Ai ragazzi si dimostra che si può ottenere un effetto serra che, opportunamente utilizzato, io scaldo l'acqua gratuitamente dal sole. Perciò ecco perché ai ragazzi ci teniamo a dire: l'effetto serra tecnologicamente ricercato è quello utilissimo perché sfrutta l'energia del sole per produrre acqua calda senza bruciare combustibile. Si prosegue con la dimostrazione ancora dell'utilizzo del sole con la parabola che, orientata verso il sole, mi cattura energia solare al punto tale da farmi bollire un litro d'acqua in 20 minuti. Si stanno sperimentando delle centrali termoelettriche in cui la produzione dell'acqua calda avviene concentrando diversi fuochi di parabole su un bollitore e questo bollitore mi produce vapore